l'anteprima della partita Milan-Napoli, Champions League. Questa sera giochiamo al San Siro. Speriamo bene. Lasciate un like e un commento, grazie. Manca Osimhen, come tutti sappiamo. Manca anche Simeone e quindi al centro dell'attacco giocherà Elmas a sorpresa, schierato da Spalletti. Torna in difesa Mario Rui a sinistra con Kim e Rachmani. Bellissimo il pallone ufficiale che in questo momento l'arbitro sta portando al centrocampo. Fanno ingresso in campo le squadre. San Siro sembra tutto esaurito. Cambio dei gagliardetti dei due capitani. Il Napoli inizierà da sinistra verso destra in base alla tribuna centrale. Meret, Kim, Mario Rui, Elmas, Lozano, Rachmani, Zielinski, Di Lorenzo, Lobotka, Kvaratskhelia e Anghissa. Trio d'attacco Kvaratskhelia, Elmas e Lozano. Centrocampo Zielinski, Lobotka, Anghissa. In difesa Mario Rui, Kim Min-jae, Rachmani e Di Lorenzo. Iniziata la partita, classico schieramento del Napoli sulla linea mediana del campo. Grande atmosfera, campo bagnato insidioso. Sulla destra. Porco! No! No! Azione gol del Napoli. Ottimo, abbiamo sfiorato il gol per poco. Sfavorito qui dall'inserimento di Anghissa. Anghissa sulla destra, ciccano tutti la palla a colpo sicuro. Kvaratskhelia, ma è stato ribattuto sulla linea. Mario Rui non riesce a trovare la palla. Calcio di punizione per il Milan sulla destra rispetto all'attacco del Napoli. Seguiamo gli sviluppi. Cross di Tonali. Meret respinge di pugno. Kvara tira. Deviazione, calcio d'angolo. Primo slalom di incursione di Kvara sulla sinistra. Bel tiro, calcio d'angolo. Seguiamo questo altro calcio d'angolo da parte del Napoli. Preparano un blocco? No, tutto blocco. Nulla da fare. Mezza due, semplice rimessa. Tacca Zielinski, tira. Parata! Parata di Magnan. Ancora centrale, ma Magnan reattivo. Milan. Brendias sceglie Leao, tocca ancora in mezzo. Dall'altra parte per la serretta. No, gol. Gol del Milan, un contropiede per aver perso una palla a centrocampo. Non va bene. Un raddoppio in mezzo al campo, è partito un 4 contro 3, la palla è arrivata a Benasser, non ci ha pensato forte. Benasser sul primo palo, Meret non è riuscito. Va bene, comunque il Napoli sta giocando bene. Ce la possiamo fare. Occasionissima per il Milan, ha preso la traversa con Giroud. Va bene. Il Napoli adesso deve riordinare le idee per arrivare al pareggio. Finito il primo tempo, grande avvio del Napoli, poi il Milan come al solito con un'azione un po' fortunata è riuscito a passare in vantaggio. Adesso riordineranno le idee nello spogliatoio con l'allenatore, ci sarà sicuramente un bel discorso insomma su come interpretare questo secondo tempo. Continuate a seguirci, un like e lasciate un commento, grazie, ciao. Ok, riprende il secondo tempo. Para, prende il pallone, atterrato da Giroud. Colpo di testa di Elmas. Magnan para. Calcio d'angolo per il Napoli. Contatto in area tra Lozano e Theo Hernandez, ma l'arbitro non concede il penalty. Spinta alle spalle, non concesso. Azione sulla sinistra di Kvara. Seguiamo questa azione. Deviazione, calcio d'angolo. Kvaratskhelia. Fallo non rilevato.
non si è capito perché non viene rilevato il fallo sul Kvaratskhelia e poi viene rilevato quello di Di Lorenzo, di punizione per il Napoli. Mario Rui al centro, troppo lungo. Seguiamo questa incursione di Politano sulla destra, cerca di saltare l'avversario che gli mette la palla in fallo laterale. Seguiamo ancora Di Lorenzo, che viene recuperato. Poi il pallone rimane giocabile. Ancora Di Lorenzo. Ancora riesce a superare Fernandez, che poi va duro nel tackle con Politano. Vince lui, va a cercare Giroud con un pallone molto difficile. Dombele. Seguiamo questa azione del Napoli. Dombele il centrocampo. Lo porta, arpiona tre il pallone. Fallo da dietro del Milan. Niente cartellino. Nessun cartellino. Calcio di punizione Napoli, che può respirare anche se la squadra di Spalletti. Calcio di punizione sulla palla Elmas. Inserire i lunghi Rachmani e Kim. Vediamo come va. Tutti dentro col cross di Elmas. Eccola l'idea con la palla tesa, però. Palla dentro, respinta dalla difesa milanista. Politano. Ancora Politano. Vediamo questa lunga azione del Napoli. Ancora dribbling secco. Sull'esterno. Passa il pallone di Lorenzo. Di Lorenzo! Parata! Grande parata del portiere del Milan. Ancora una volta, calcio d'angolo. Parte il cross, ancora Mucchio, parte il cross del calcio d'angolo. Recupera ancora Rachmani in attacco. Colpo di testa! Colpo di testa di Oliveira, fuori di poco. 5 minuti di recupero. Cannavaro, tutti dal campo, interviste subito a caldo dei nostri inviati. Finito il tempo regolamentare. 5 minuti. Invece non c'è tempo. Ed è finita la partita. Bene, comunque tutto sommato la partita è recuperabile al ritorno al Maradona. E pesa l'espulsione di Anguissa e la squalifica di Kim. Comunque siamo una grande squadra, vinceremo. Grazie per aver seguito la nostra diretta, lasciate un messaggio, lasciate un commento, un like, tanto costa poco, grazie, e arrivederci alla prossima live reaction. Ciao.